domenica 13, in quella base militare ci entriamo noi. In quella base militare ci entriamo noi. Io per primo. Un'ovazione ha accolto la proposta di Salvini di riprendersi la ex base aeronautica di Bagnoli di Sopra, dove il prefetto ha deciso di realizzare il lab per l'accoglienza dei profughi. Ieri il segretario federale della Lega si è preso il suo bagno di folla con Selve, lui non si è fatto attendere. Alle 20.30 era sommerso dai telefonini dei fan che non attendevano altro che farsi un selfie con lui. Al centro della serata l'accoglienza dei migranti, da Salvini è arrivato un messaggio diretto ai sindaci. Dire di no delle imposizioni che arrivano dallo Stato centrale, che prevedono di aiutare altri che non siano i loro cittadini. Ma nemmeno il sindaco Bitton ci è riuscito a dire né a opporsi. Beh, sta rendendo vita difficile comunque a chi vuole imporre ai padovani scelte che non servono né ai padovani né agli immigrati regolari e per bene. Stilettata anche i sindaci che a Padova, ben lungi da dire sì ai profughi, hanno deciso comunque di sedersi intorno a un tavolo per trovare una soluzione che sia condivisa affinché il problema dei migranti non riguardi solo poche amministrazioni ma venga presa in carico da tutti. Anche a questi sindaci si è rivolto il capo della Lega. Ogni sindaco risponde alla sua coscienza e ai suoi cittadini, non alla Lega. Se c'è un sindaco di destra che preferisce i clandestini e la sua gente, faccia quello che vuole, per me non è di destra. Bitonci però è della Lega e ne ha 600 a Padova. E sta facendo il possibile e l'impossibile per averne sempre di meno. Prima di salire sul palco, accompagnato da Bitonci ed altri esponenti locali del Carroccio, Salvini si è seduto a tavola e ha cenato, poi tutta la folla è stata con lui e quando ha lanciato l'assalto alla base di Bagnoli si è levata un'ovazione. È casa nostra! I clandestini fuori dalle palle!